la notizia di questo ostrago a me personalmente è arrivata, racconto questo episodio, sul treno che avevo preso, e qualcuno aveva lasciato un numero di Repubblica, e quindi iniziando, sfogliando questo numero di Repubblica, sono andato alle pagine culturali dove c'era una traduzione di un giornale inglese che a sua volta riprendeva il quotidiano Haaretz, quindi un quotidiano israeliano che esce sia in ebraico che in inglese, di cui si dava notizia del ritrovamento nel luglio 2008 di questo ostrago durante gli scavi in questo sito, appunto il sito di Kibbutz Yafa. Rapidamente la posizione, Kibbutz Yafa, come vedete, si trova a circa una trentina di chilometri a sud-ovest di Gerusalemme, circa 12 chilometri dal sito identificato normalmente con Gat, quindi con la città filistea, chi di voi è un po' familiare con il racconto biblico, la città di origine di Golia, si trova esattamente a circa 2 chilometri a est del sito normalmente identificato con la biblica Azeka, e a 2 chilometri e mezzo circa a nord-ovest dal sito normalmente identificato con la biblica Soko. Siamo diciamo nel territorio che dalle colline di Giuda lentamente scende verso la pianura dell'Ascefela e poi verso la costiera dove si insediarono, come vedete, i gruppi filistei. Questa è un'immagine del sito dall'alto. Il sito era conosciuto già dal XIX secolo, però nel corso del XX secolo è stato pressoché ignorato. E solo a partire dal 2005-2006 si sono state effettuate delle prime ricognizioni da parte dell'autorità israeliana per le antichità, che poi sono sfociate nella prima campagna di scavo del 2008, a cui ne è seguita un'altra nel 2009 e ne seguirà una terza adesso nell'estate del 2010. Queste campagne di scavo sono durate ciascuna un mese, quindi i risultati che adesso vi esporrò brevemente sono dei risultati estremamente provvisori, che però hanno lasciato intuire qualcosina sul resto del sito e su quello che si presume si potrà continuare a scavare e a trovare. Il sito ha una cinta muraria di circa 700 metri ed è esteso su un'area di circa 23.000 metri quadrati. La cinta muraria è composta appunto di mura ciclopiche dell'altezza di 2-3 metri. Sono state trovate due porte della città. Adesso poi specificheremo la datazione, una che guarda verso la Scefela e verso il mare, l'altra che è orientata verso Gerusalemme. Di questa seconda porta è una porta di cui sembra siano stati ritrovati anche dei massi, dei monoliti, abbastanza grandi, del peso di circa 10 tonnellate ciascuno. Questa è un'altra immagine del sito, potete vedere c'è un nucleo centrale di questo sito, e quindi inizio, diciamo così, con la sintesi della stratigrafia, che è anche lo strato più elevato. È uno strato che in parte è stato recuperato già in età ottomana come caravanserraglio, ma che è stato datato con una certa sicurezza alla tarda età romana, tra il IV e il VI secolo d.C., ed è stato identificato con la struttura di un castellum,
E quindi il sito in età tardo antica veniva utilizzato evidentemente come piazzaforte di controllo del tragitto che portava da Gerusalemme alla costa. Sotto lo strato romano è stato trovato direttamente uno strato della, dell'età del ferro 2, quindi le datazioni per l'inizio oscillano, si va dal 1000 circa al 600 avanti Cristo. Per quanto riguarda invece la cinta muraria, attaccate alla cinta muraria sono state trovate tra le due campagne archeologiche 10 abitazioni, anche a ridosso delle porte. Tutte queste abitazioni sono abitazioni a catamasse, infatti diciamo sono provviste di un locale orizzontale vuoto che si adagia direttamente sul muro di cinta del, del sito. Queste sono tutte abitazioni dell'età del ferro 2, di nuovo, e le stesse porte, le due porte di cui parlavo prima, sono, fanno parte di questo strato. Su questo strato, però in particolare all'altezza della porta che dà verso, verso il mare, quindi verso ovest, e sulle case attigue, è stato costruito in età sardo-persiana, prima ellenistica. La porta stessa è stata rovinata, la porta dell'età del ferro, è stata rovinata da queste attività ricostruzione, perché si è sovrapposta la porta della città di età ellenistica, mentre l'altra porta, quella che dà oriente, sembra sia rimasta intatta per ora. La porta che dà verso ovest è una porta, quella dell'età del ferro, a quattro stanze. E adesso ho letto le notazioni di scavo dell'ultimo anno. Gli archeologi si aspettano di trovare appunto questa, la porta principale, come una porta invece a sei stanze, però negli ultimi resoconti dello scavo non è emerso questo dato. Evidentemente si sono concentrati su altri saggi di scavo. Ripetevo, sono state per ora scavate 10 abitazioni, tutte contigue al muro, e questo ha portato gli archeologi, data anche la diffusione di ceramica su tutto il sito, a ipotizzare che tutto il sito fosse abitato, e quindi loro presumono di continuare a trovare abitazioni continuando a scavare lungo tutta la cinta muraria. La datazione, ho parlato di età del ferro 2, intanto qui potete vedere un'altra immagine. Questa immagine vedete, questa è la famosa valle di Ela, che poi va verso la Cefela, il sito è questo qui, diciamo dove sono io ci sono le colline della Giudea, quindi Gerusalemme. In lontananza vedete il mare e la costiera, diciamo filistea, chiamiamola così per dare un orientamento. La datazione. Innanzitutto gli archeologi non hanno ritrovato bitroma filistea, hanno trovato solo ceramica locale, il che li ha portati ad escludere l'undicesimo secolo. Hanno trovato nello scavo del 2008 anche dei quattro noccioli d'oliva che sono stati inviati a Oxford per la datazione al carbonio, al radiocarbonio, e come termini estremi di datazione il carbonio ha dato come termine estremo il 1051 esattamente, e come termine più basso il 969.
sempre avanti Cristo. Congiungendo l'osservazione sull'assenza della ceramica filistea, gli archeologi hanno datato il sito al primo venticinquennio del X secolo avanti Cristo. Hanno inoltre affermato che questo sito, che poteva contenere al massimo 500 persone, nel suo acme di fioritura, questo sito dovrebbe essere stato costruito in circa 10 anni per un totale di periodo di abitazione che non supera probabilmente i 30 anni. Infatti, dopo comunque l'età del ferro 2, il sito è completamente abbandonato fino alla tarda età persiana, prima età ellenistica. Data i ritrovamenti di ceramica spezzata e oggetti di ferro spezzato, gli archeologi hanno supposto che il sito sia stato abbandonato in seguito a distruzione. Quindi non sia stato abbandonato pacificamente. Gli ultimi ritrovamenti, a parte l'ostracon, nella campagna del 2009, in un'abitazione sono stati ritrovati un sigillo di vetro inciso con una figura di leone e di essere umano in piedi, e un coccio su cui è stato disegnato il modello di una casa e una palma. Diciamo, questi sono stati ritrovamenti non specificatamente ceramici più importanti dopo l'ostracon. L'identificazione del sito con un sito biblico, diciamo. Come vedete, le identificazioni sono state delle più diverse nel corso di questi 2 anni. Le identificazioni che però, diciamo, nell'ultimo scorcio di tempo hanno ottenuto più successo, e anche, secondo me, una in particolare potrebbe essere effettivamente la più probabile, sono quelle proposte da un paleografo dell'Università di Haifa, Gershom Galil, che poi rincontreremo successivamente, con appunto la biblica Netaim, menzionata in Primo Cronache 4:23, il libro delle cronache è probabilmente un libro scritto in età persiana nel quarto secolo avanti Cristo, che menziona Netaim come il luogo in cui risiedevano, diciamo così, i ceramisti del re Davide. Lui sostiene, dato che viene menzionato con Azeca e Soco, e che Azeca e Soco vengono identificati con due siti prossimi a Kirbet e Jaffa, e dato che a Kirbet e Jaffa è stata ritrovata moltissima ceramica di produzione locale, ha fatto, diciamo, questo 2 più 2 e l'ha identificato con questo Netaim. Tuttavia, l'incaricato dell'autorità israeliana per le antichità, Sa'ar Ganor, e il capo spedizione archeologica della Hebrew University, Yossi Garfinkel, hanno proposto prima l'identificazione con Azeca, dopo il ritrovamento nel 2008 della seconda porta, hanno proposto l'identificazione con la biblica Sha'araim, che in ebraico significa le due porte, perché questo sito è unico in tutta la Palestina, in quanto è l'unico sito ad avere due porte, siti più grandi, molto più grandi del nostro sito, come ad esempio Megiddo o anche Lachish, hanno un'unica porta, e in più in alcuni passi, ad esempio in Giosuè 15:36, in Primo Cronache 4:31-32, si parla di Sha'araim in connessione con Azeca e Soco,
In particolare in Primo Cronache si dice che Saraim apparteneva al territorio della tribù di Giuda prima che Davide divenisse re, dice il testo. E un'altra prova l'hanno trovata in Primo Samuele 17:52. Primo Samuele 17 è il famoso scontro tra Davide e Golia. Il testo ci dice che i filistei si accampano tra Azeca e Soco a Efes Dammim, per questo vedete una identificazione proposta è stata quella di Efes Dammim, e poi quando vengono, Golia viene ucciso e gli israeliti partono al contrattacco, fuggono in direzione di Gat e di Ekron, che vedete sono immediatamente allo sbocco della Cefela, se vi ricordate un pochino la mappetta, sono le prime due città della Pentapoli filistea a cui si arriva venendo dalle colline di Giuda, per la via di Saharaim. Questo dice il testo biblico. Hanno messo insieme queste varie prove, cioè l'unicità delle due porte, il fatto che il nome biblico significhi le due porte, e questa locazione tra Azeca e Soco, la via di Saharaim, all'interno di questo episodio. Tra l'altro loro chiaramente non ammettono la storicità di Davide e Golia, però loro dicono, dato che Gat fu distrutta dagli Aramei nel IX secolo, quindi un secolo dopo agli insediamenti in questo sito, loro dicono che comunque è una tradizione relativamente antica, proprio perché riporta uno scontro tra gli israeliti e i filistei di Gat, che già appunto nel IX secolo non era più, alla metà del IX secolo non era più pensabile, perché il sito di Gat risulta distrutto appunto dagli Aramei, che alla metà del IX secolo il re Hazael di Damasco scese. L'episodio è raccontato anche nella Bibbia, e a questo episodio probabilmente dobbiamo la stele di Tel Dan in Galilea, che racconta l'episodio, anche se alcuni, ad esempio Garbini, continuano a ritenerla un falso, un becero falso addirittura, nonostante sia stata ritrovata il loco. E appunto Gat nel IX secolo è distrutta, e quindi dicono probabilmente c'è un ricordo la cui localizzazione di qualche scontro di confine che effettivamente può risalire a memorie non successive, quantomeno al IX secolo, perché al IX secolo Gat sparisce, diciamo così, dallo scenario internazionale. Questa è più o meno la loro argomentazione sull'identificazione. Personalmente ritrovo che penso che alcuni di questi argomenti abbiano un certo peso per l'identificazione. L'ostracon è stato trovato, e questo lo possiamo datare il ritrovamento grazie alla cronaca che si trova sul sito dell'Università di Gerusalemme, che è specificatamente dedicato al ritrovamento. È stato ritrovato verso le 10 l'8 luglio del 2008. Ritrovato appunto in tale data, a tale ora, all'inizio non è stato riconosciuto come un ostracon iscritto, è stato preso e messo insieme agli altri pezzi di ceramica in un bel sacchettino. Sì, adesso adesso racconto il resto della storia. No, sì, poi è stato nel pomeriggio stesso, è stato lavato dalla polvere, da residui vari, e dopo il lavaggio uno studente coreano ha riconosciuto che era un ostracon iscritto, che c'erano segni di inchiostro iscritti. Siamo verso le 5, quindi sono passate circa 7 ore dal ritrovamento. Tra l'altro il sito ricorda
chiedendo di non diffondere la notizia, che in serata si sono fatti un giro di birra in un pub per festeggiare il ritrovamento. Da questo momento, dalle 17, iniziano le varie visioni, i vari giri, l'ostracon è stato inviato anche in Inghilterra, in America, per varie analisi con varie strumentazioni, per la lettura. L'epigrafista e paleografo ufficialmente incaricato della decifrazione e che ha proposto i primi risultati è Haggai Nitzav. Questo ostracon dal 19 gennaio del 2010 è esposto nell'Israel Museum di Gerusalemme, quindi è stato poi successivamente catalogato e infilato nel museo dopo tutte le analisi, dopo tutte le foto, dopo tutte le radiografie di dovere. Però, diciamo così, nonostante avesse acceso già un dibattito scientifico prima, c'è stato anche un seminario all'Università di Gerusalemme, purtroppo in Italia i volumi pubblicati non sono ancora reperibili. Bisogna fare da privati, chiederli all'Università di Gerusalemme $72 più spese di spedizione, si possono ordinare. Nemmeno ad esempio io ho cercato alla biblioteca nel catalogo del Pontificio Istituto Biblico, che di solito è rifornitissimo di queste cose, nemmeno loro ancora ce lo hanno. Hanno i primi seminari, i primi risultati di questo ostracon. È tornato alla ribalta nei blog e soprattutto nei media israeliani e americani, quando appunto, se non ricordo male, il 7 gennaio del 2010, questo Gershom Galil ha proposto una ricostruzione di questo ostracon che dall'ufficio stampa dell'Università di Haifa e dallo stesso Gershom Galil è stata, diciamo così, esaltata con toni sensazionalistici. Per cui il regno di David, la diffusione il grande regno di David, il grande Israele, la diffusione della scrittura, l'ostracon riporterebbe precetti etici che si ritrovano nella tradizione profetica biblica sulla protezione del povero, delle vedove, sul culto a Yahweh o Yahweh, insomma a Adonai, come preferite chiamarlo. Quindi i minimalisti sono morti e sepolti e via dicendo. Questo sensazionalismo ha innescato, d'altro canto, un'estrema cautela, addirittura eccessiva, per cui si è arrivati a addirittura retrodatare l'ostracon al XIII secolo, quindi a negare qualsiasi legame con gli israeliti, con l'ebraico e via dicendo, e, insomma, a proporre una cautela, diciamo, siamo arrivati, diciamo, a una sorta di fondamentalismo al contrario. Cioè, si è passati da una datazione al regno di Davide, tra l'altro a un certo punto sembra essere menzionato il Melech, quindi il re, quindi Melech uguale Davide, ci sarebbe la prima menzione di Davide durante il suo regno, alla retrodatazione a cautele del tipo lo scritto è cananeo, quindi non poteva essere utilizzato dagli ebrei, perché la scrittura ebraica, quando affiora, di preciso, sicuramente due secoli e mezzo dopo, con i primi ostraca di Samaria, è una scrittura completamente diversa, più sviluppata, quindi non è la stessa. Quindi questo è proto-cananeo. Gli ebrei, gli israeliti, come volete chiamarli, non hanno nulla a che fare con questo ostracon. Addirittura non sappiamo se l'ostracon è stato scritto lì sul sito e se sia contemporaneo al sito.
Quindi retrodatiamo, dato che ci sono somiglianze con il proto-cananeo del XIII secolo, datiamolo al XIII secolo. Analizziamo brevemente questo ostracon. Come vedete è un pezzo di ceramica, dalla foto non si vede, concavo, di 15 x 16,5 cm circa, scritto con inchiostro. Vedete, si riconoscono benissimo 5 linee di scrittura, perché sono separate da una linea continua. In alcuni casi, come nella prima riga, si possono intuire 3 puntini verticali che, più che distinguere le parole, sembrano separare sequenze di testo. Allo stato attuale non sappiamo se il testo iniziasse dalla prima linea. Potrebbe esserci testo anche prima. Questo è importante per la decifrazione. Come vedete, purtroppo, in alcune parti alcune lettere sembrano completamente scomparse. Ad esempio, nella seconda linea sembrano mancare una quarta e una sesta lettera, perché comunque il nostro scrittore non lascia mai questi spazi nel resto del testo. Successivamente, sempre nella seconda linea, sembrano mancarne altre. Vedete, il finale della terza linea appare relativamente danneggiato, e molto caotico sembra anche, come vedete, la parte centrale finale dell'ultima linea. Ci sono tracce di scrittura, ma resta effettivamente difficile identificare le lettere, come vedremo. Sì? Dove? Sì, però ad esempio non si vede, tra questa lettera e questa qualcosa sembra mancare, cioè una lettera almeno sembra mancare. È preservata alla fine, di cui riusciamo a vedere una sequenza. Tra l'altro, dalla foto non si vede, ma ci sono due lettere anche qui, e qui il tratto della linea sembra risalire, come a voler dire che queste due lettere non fanno parte della linea sopra, ma fanno parte della seconda linea di scrittura, e anche quelle non si vedono bene. Altra caratteristica del nostro scriba è che spesso ruota le lettere, la stessa lettera. La prima lettera, la vedete, è un Aleph, che all'inizio della quarta riga ricompare esattamente come un'alfa greca. Vedete? La quarta lettera preservata è una Bet, e la ritrovate anche sotto. Anche questa lettera sembra essere una Bet ruotata a sua volta verso l'alto. La prima lettera della seconda linea è un Sin o uno Shin, e anche questo, rispetto alla scrittura ebraica successiva, è ruotata verso sinistra. Se ci fate caso, assomiglia molto infatti al sigma greco scritto però all'incontrario. Altra particolarità: la scrittura si legge da sinistra a destra e non da destra a sinistra. Permettetemi un attimo di saltare i disegni delle ricostruzioni, perché vi voglio far vedere questi due esempi. Il primo è l'alfabetario di Svetsarta, ritrovato in uno strato che è stato datato tra il 1200 e il 1000. La scrittura sopra scrive, sembra una lingua sconosciuta, secondo Garbini è filisteo, ma come si diceva, secondo Garbini tutto ciò che viene dal sud e è scritto in scrittura fenicia è filisteo. Sotto è un alfabetario, e vedete come
Da un lato questa alfa Aleph somiglia molto a quella del nostro scrittore. La bet vedete anche, in parte, basta chiudere questo trattino qui e avete una bet molto simile che insiste verso il basso a quella del nostro ostracon. Avete infine, guardate, una sin, un po' più rossa, sì, però comunque orientata verso sinistra. Questa, l'altra iscrizione, proviene da Kubur el Valaida, nel Negev, vicino Beersheba. Alcuni la considerano una iscrizione proto-cananea del XIII secolo. Garbini, ad esempio, la considera la prima iscrizione filistea in lingua fenicia, in alfabeto fenicio e in lingua fenicia. Di simile, vedete che come anche in Isbetsarta è scritta da sinistra a destra. Vedete anche qui c'è una sin con i tratti, diciamo così, orizzontali anziché verticali, però questa volta orientati verso destra. E vedete anche un'alfa, Aleph, molto simile alla seconda del nostro ostracon che vi ho fatto vedere, cioè un'alfa, un Aleph verticale. Con anche, ad esempio, una lamad che ricorda molto quella del nostro ostracon. Perché, ad esempio, questa iscrizione di Kubur el Valaida viene datata anche al XIII secolo? Perché, in effetti, abbiamo esempi dalla Lachis del XIII secolo, in particolare da una coppa, di una scrittura proto-cananea, cananea, molto simile a questa di Kubur el Valaida, ovvero abbiamo in particolare uno shin. Questa è scritta da destra a sinistra, questa della coppa di Lachis, da destra a sinistra, però uno shin di nuovo con i tratti orizzontali e una bet orientata verso il basso, quindi simile all'alfabetario di Svezzarta e alla nostra iscrizione. Secondo Garbini, questa, e secondo me qui potrebbe effettivamente essere sostenibile questa ipotesi, si tratterebbe attraverso questi secoli, cioè dal XIII all'XI, di una variante grafica, la definisce una variante grafica sud-palestinese, che rappresenta un attardamento meridionale della grafia. Effettivamente, vedendo queste somiglianze che vi ho illustrato molto rapidamente, si può pensare qualcosa di simile anche per il nostro testo, perché comunque avete visto, adesso non so come si ritorna indietro con le mappe, cioè con le precedenti. Ah, ok. Allora, Lachis lo vedete qui, ok? Beersheba è più sotto, comunque siamo in una zona chiamiamola così, delle alture centrali di Israele che si muove da nord verso sud. Quindi effettivamente la scrittura del nostro ostracon potrebbe essere ricontestualizzata all'interno di questa variante, quella che appunto Garbini chiama la variante sud-palestinese, che attraversa, che è attestata nel XIII secolo e poi di nuovo in testi che probabilmente vanno datati tra il XII e, nel caso di Tirbet Keyafa, il X secolo. Detto questo, la transizione. Questa è la transizione proposta dal primo epigrafista, l'epigrafista ufficiale appunto, Haggai Mishkav, che è stato incaricato della transizione. Andando rapidamente alla transizione in caratteri latini, la vedete qui, ve l'ho messo sulla destra, e la traduzione sarebbe questa. Non fare,
sottinteso qualcosa di male, ma piuttosto servi, se, e lui ipotizza che dopo segua un nome di persona. Che governa, potrebbe essere un participio, potrebbe essere un imperativo col significato di governare o giudicare, il verbo è lo stesso, su, segue toponimo, punto interrogativo, e la Iardeni, qui Misiav recupera un suggerimento di un'altra paleografa, da Iardeni, integra un altro governa, lo legge almeno direttamente nell'iscrizione. L'altra linea, la terza linea, viene interpretata come una serie di toponimi difficilmente ricostruibili. La quarta, testo poco chiaro, poi e punisci questo nome proprio di persona, che appunto è attestato come nome di della dinastia regnante di Ekron, quindi di una delle città della contea polifilistea, re Melech, e lui integra Gat, però mette il punto interrogativo, quindi della città filistea a circa 10 km da Kirbet Sheyafa, Seren, scrive di Gaza, poi testo poco chiaro. Seren è un termine, con tutta probabilità filisteo, passato anche all'ebraico, che indica il sovrano della città filistea. Probabilmente è connesso anche etimologicamente con il greco Tyrannos. Perché ci sono casi di passaggi dalla dentale a una sibilante. Tra Garbini ne cita alcuni. Quindi questo ci sarebbe il nome di un altro sovrano chiamato, nominato esplicitamente con il titolo che appunto lo stesso ebraico biblico usa per chiamare i sovrani delle varie città della pentapoli filistea. Questa è la prima ricostruzione con la traduzione. Questa è la seconda ricostruzione, stesso ostracon, ricostruzione completamente diversa. Purtroppo, per presentarvi questa ricostruzione con la traduzione, vi devo dire che l'ho dovuta ricostruire io da notizie che vari professori con blog su internet davano di questa conferenza, proprio perché in Italia non era disponibile il volume su cui leggerla e quindi confrontarla. Questa è la trascrizione della Iardeni, una delle principali paleografe ebraiche, tra l'altro l'abbiamo già incontrata, se vi ricordate, per l'Apocalisse di Gabriele, perché era una delle prime che l'ha trascritta e ridisegnata. E la traduzione, quella che ho potuto ricostruire io secondo la ricostruzione ricostruita da me attraverso questi frustoli, sarebbe nient'altro che una serie di nomi. Una serie nominale, alcuni di questi nomi, secondo la Iardeni, si possono ricostruire grazie alla comparazione con iscrizioni fenice, perché questi stessi nomi ricorrono in iscrizioni fenice. Il fatto che questi nomi appunto compaiono in iscrizioni fenici non ci dice però niente su chi abbia scritto questa iscrizione, perché ad esempio se guardate se vi ricordate dell'iscrizione quella supposta filistea dell'undicesimo-decimo secolo, ricorreva il nome Shempaal, che potrebbe avere nella seconda parte del nome il teonimo Baal, eppure Garbini stesso parla tranquillamente dei Filistei. Fatto sta che appunto questi nomi, ad esempio il primo o il terzo, Ger Baal, e anche Bod, come lo vocalizza la Iardeni, Bod Milk, ricorrono in iscrizioni fenice, e appunto secondo la Iardeni saremmo di fronte a una lista di nomi. Poi specificherò che tipo anche di lista, secondo l'ipotesi della Iardeni. Il problema con questa interpretazione è che dove lei legge Gerbal, lei suppone, ad esempio, lei suppone che questa è il Gimel, questa è la Res, questa è la Bet, poi c'è la Ain e la Lamad,
che qui non ci sia niente, però sembra di poter intuire un tratto di una lettera. Quindi questo già farebbe saltare il Gerbaal. Sì, ma ripeto, alla luce di adesso ve ne farò. Guardate, cioè, vedete quanta c'è l'incertezza degli stessi paleografi. Tra l'altro, tutte e due, sia Mezziab che Yardeni, leggono due lamad qui, dopo Gerbaal, leggono questa come una lamad, ma a me sinceramente, vista così, sembra più una Dalet. Se guardate Dalet qui, questa è un'altra Dalet, questa è una Dalet. Se io dovessi scegliere, mi sembrerebbe più una Dalet che una Lamad, sinceramente, anche perché vedete come il nostro autore propone le Lamad, così la propone anche, se non la propone anche così, avendo le due lettere così vicine, non capisco perché abbiano raddoppiato la Lamad, sinceramente, mi sembra tutto tranne che una Lamad. Ad esempio anche la Yardeni si basa, adesso vi faccio rivedere la foto, si basa su questa lettera che vedete nella ricostruzione di Mezziab, mi sembra più fedele, questa lettera la Mezziab la interpreta come una Lamad, ma sinceramente è rimasto proprio il pezzo quello congiunto che non dovrebbe essere congiunto, dato lo stile del nostro autore, e mentre invece la Yardeni la interpreta come come una fe, che però il nostro autore non fa così arrotondata, se vedete. Forse si appella anche al fatto che il nostro autore le rigira le lettere, e mettendole in un certo senso potrebbe sembrare, però mi sembra più incinata la scrittura della fede. Io qui proporrei di vederci, potrebbe essere una Ain incompleta di cui è saltato anche il puntino. Tra l'altro vedete, anche questo è il puntino della Ain, è un tratto arcaico della scrittura. Ain appunto indica l'occhio, quindi ritorniamo anche al problema dell'origine geroglifica. La Ain all'occhio, alla pupilla dell'occhio. Sinceramente io proporrei una lettera più rotonda, più arrotondata, potrebbe essere anche un'altra bestia da come è fatta così, però sinceramente vederci una P o una Lamad mi sembra estremamente estremamente approssimativo, mi sentirei di escluderlo. Poi ci stanno altre ricostruzioni problematiche, soprattutto di queste due lettere. Ad esempio la prima viene interpretata come una yod, però io mi aspetterei che questo trattino comparisse qui dietro, questo se sembrerebbe più una he o una het, data la scrittura, questo tipo di tre. Quella dietro è stata interpretata come una tau, questa qui, ma non lo so, a me sembrerebbe più una zain, così come... Se fate, vi faccio vedere, vedete? Questa è una te e questa è una fet. Ci sono secondo me dei punti effettivamente problematici in questo tipo di, nelle ricostruzioni che sono state proposte, che però attestano la difficoltà di leggerlo questo ostraco. Veniamo all'ultima discussa proposta, quella che ha suscitato le maggiori polemiche. Questa è la trascrizione, come vedete ha riscritto completamente la l'iscrizione, integrando segni scomparsi completamente, lo vedete.
e la traduzione che lui offre è questa: non lo farai, ma servi, tra l'altro vedete addirittura integra Adonai, integra il tetragramma, giudica lo schiavo e la vedova, giudica l'orfano e lo straniero, difende in giudizio il bambino, difende in giudizio il povero e la vedova, riabilita il povero ad opera del re, proteggi il povero e lo schiavo, sostieni lo straniero. Gershon Galil recupera vari suggerimenti sia di Misgav che della Yardeni, costruisce una sorta di trascrizione e di reinterpretazione sincretistica, diremo, prende un po' di qua, un po' di là, quello che gli può servire utile per la cosa, ma vedete come questo semplice tratto di inchiostro che compare lì sopra, che potrebbe sì essere una tau, non è da escludere, venga integrato addirittura con il tetragramma. Quindi con una petizio principi notevole, perché se questa iscrizione è del tempo di Davide, lo stesso testo biblico non può tacere che erano diffusi altri teonimi e quindi erano venerati altri dei anche in quel periodo. Il figlio di Davide si chiamava di Saul si chiamava Isbal, il figlio di Jonathan si chiamava Meribal, che poi la Bibbia ha trasformato in Ishboshet e Meriboshet, perché Boshet significa l'abominio. I due figli più famosi di Davide, Salomone e Absalom, hanno un nome divino, cioè Shalom, che non è quello del tetragramma. Quello che la Bibbia tramanda come il sommo sacerdote di Davide, cioè Sadoc, anche lì è un nome divino, Sedec, che comunque non quindi vedete come ci sia anche un intento propagandistico molto forte in questa ricostruzione, perché non solo ha integrato il nome di una divinità dove non sappiamo effettivamente, ma unilateralmente ha integrato il nome di una divinità specifica tra le tante che ci sarebbero potute essere, presupponendo quindi che siano israeliti e che siano israeliti yavisti, ok? E non yaviti, ad esempio, baalisti, per dirla in questi termini. Come vedete, questa è un po' una ricostruzione che si squalifica da sé, perché è troppo ipotetica, è troppo immaginifica, potremmo dire, perché in alcuni casi, lo vedete, lui deve inserire le lettere che non vede completamente, in alcuni casi non ha i tratti per inserire questo tipo di lettera. Quindi, prima conclusione riguardo alla tipologia del testo. Haggai Misgav, quello della lettura non fare, eccetera, eccetera, ha proposto l'interpretazione di questo testo come una lettera redatta da uno scriba di professione. L'iscrizione inizia con molte parole di comando che possono essere processuali o etiche nel contenuto. La fine dell'iscrizione contiene parole che potrebbero riferirsi all'area della politica o del governo, ma è difficile estrarre più significato da questo testo al momento presente. Possiamo determinare comunque che il testo ha continuità di significato e non è semplicemente una lista di parole sconnesse. A me questo sembra una fotografia della situazione abbastanza oggettiva e precisa. La Yardeni, quella della lista di nomi, propone l'interpretazione come una sorta di bozza di iscrizione monumentale con onomastica di origine fenicia. Aaron Dembski la interpreta come esercizio di uno scriba che si produce in una lista di titoli diffusi nella società, quale re, giudice, servo, dio, eccetera. Cioè sarebbe semplicemente un elenco che uno scriba fa, diciamo così, degli oggetti che vede. Mettiamola così. L'ultima interpretazione, che è quella, diciamo così, che ha riscosso meno successo,
la interpreta come una sorta di stele del povero, quasi una carta dei suoi diritti, eretta alle porte della città dove si amministrava la giustizia e dove di fatti è stata ritrovata. Questa, diciamo così, è l'interpretazione diciamo più marginale e meno dibattuta, perché nessuno fondamentalmente l'ha considerata quasi un'ipotesi seria, perché penso, è vero che alle porte si amministrava la giustizia eccetera eccetera, però non penso che siano mai stati ritrovati oggetti simili del tipo stele del povero che ricordano ai giudici o agli anziani che amministravano la giustizia o a re stesso quali fossero i diritti del povero, quasi una sorta di Magna Carta ante litteram. Mi sembra un monstrum inventato dalla fantasia di voler cercare qualcosa di nuovo, di dire qualcosa di nuovo e di... Venendo al testo, diciamo, ho proposto le interpretazioni varie, cosa si riesce a leggere? Ripeto, secondo me la trascrizione più fedele è questa di Haggai Mitzav. Leggiamo innanzitutto una Aleph, poi segue probabilmente una Lamad, una Tau, una Ain e una Sin Shin, con probabilmente un'altra lettera, forse. Sembrano che ci siano tracce di cancellatura. Fatto sta che questa sequenza è stata interpretata da Haggai Mitzav come Al, cioè non, Sa'as, o sta a sé, letto potrebbe essere o lo iussivo oppure l'imperfetto del verbo assa, cioè fare, non fare, quindi una sorta di imperativo negativo. Se fosse così, e quindi questa fosse la radice assa, questo sarebbe un dato molto importante. Perché? Perché il verbo fare, questa radice atah nel senso di fare, è attestata solo in ebraico, in moabitico, però siamo in Transgiordania, quindi viene immediatamente escluso per la localizzazione dell'iscrizione, e sembra nell'onomastica fenicia, anche se il fenicio come verbo di fare ha fa'al, non conosce atah. Non è delle altre lingue cananaiche affini all'ebraico, come ad esempio l'ammonita ha avad per fare, e l'aramaico ha evad. Quindi se l'iscrizione fosse interpretabile in questo senso, questo sarebbe un indizio molto importante. Si continua con una wau, ein bet daled Alaf, con probabilmente integrata sempre da Mitzav una Tau. Ha iniziato con un imperativo negativo, prosegue con un imperativo positivo. La radice è Ein Bet Salad, che appunto in aramaico e in ammonitico ha il senso di fare, ma se la radice precedente a sa è fare, noi sappiamo che in ebraico questa radice non viene usata nel senso di fare, è stata recuperata ad esempio nell'ebraico tardo e nell'ebraico moderno, ma la radice avad indica il servizio, servire, essere schiavo di qualcuno, adorare una divinità. C'è un significato molto specifico in ebraico di questa radice. La avodah era il nome ebraico del culto templare, del culto nel tempio, la avodah. Quindi il significato sarebbe non fare, ma servi, potrebbe essere sia un padrone umano che un padrone divino, introdotto eventualmente, secondo la ricostruzione di Mitzav, dall'est, che è una particella che introduce un complemento oggetto determinato in ebraico. Quindi introduci e servi il sale.
legge abbastanza bene Sin Pe Tet, che è stato interpretato da Mesiav come imperativo di Shafat, quindi giudica, non si sa chi o cosa, e poi abbiamo una, lì quella è una Bet, Aleph, Lamad e Mem. Sicuramente non è un altro imperativo negativo, perché la lettera successiva è una Mem, e la forma Al può seguire solo uno iussivo o un imperfetto, che non prefissano mai con M. Quindi non è un imperativo negativo. Potrebbe essere El Dio, potrebbe essere El a qualcuno, che viene poi specificato in seguito, potrebbe essere la radice Alaf, un altro imperativo da una radice Alaf Lamed Mem, che è attestata anche nell'ebraico biblico, che al passivo significa tacere, rimanere in silenzio, forse connesso alla pratica di giudizio, e che al PL, cioè alla forma intensiva del verbo, significa legare. Gimel, Resh, Ger, lo straniero, punto interrogativo. Queste lettere che proseguono qui, appunto, c'è l'enigma di queste, forse una Bet, questa che lettera è Set, e Het, Zain, Ger, poi probabilmente un'altra lettera, forse una Wow, o forse se questo tratto è da connettere, questo puntino è da connettere con il tratto verticale, potrebbe essere un'altra lettera più ampia, anche perché qui c'è lo spazio per creare un'altra parte di lettera, magari potrebbe essere una lettera con un occhiello, ad esempio. Questa sì sembra una Bet, Ain, Lamad, Dalet, io mi confondo sempre con il siriego, e poi il resto lasciato alla fantasia. Di nuovo Alaf e Mem, molti hanno integrato il Lamad che c'è qui, quindi ripresenterebbe una ricorrenza della stessa radice. Più chiara sembra essere la sequenza successiva, cioè W, E, Nun, Kof, Mem, Yud, vedete? Quindi se questo è lo Yud, questo non può essere Yud, anche ruotato, perché se il trattino viene fuori così, anziché dietro, Yud, poi questa probabilmente, almeno secondo la lettura più probabile della Yardenia, è una Bet, e non una Het, una Samer, come la interpreta Mirgav. E poi abbiamo Talad, Mim, sembra una Lamad e una Kaffa. Come interpretare questa sequenza? Appunto, la Yardeni la interpreta come un nome, Podmilk, preceduto da un altro nome, un ipocoristico, dalla radice Nakam, che significa vendicarsi, punire dietro giudizio, insomma chiedere giudizio, punire, vendicare e via dicendo. E quindi avremo, le parole sarebbero W, poi dalla Nun alla Yud e poi Pod Milk. Secondo Milkav abbiamo un imperativo dal verbo, quindi vendica, fino a qui, poi ci sarebbe il nome del Unisis, il nome del sovrano filisteo, quello lì di cui vi dicevo, Melech, e poi lui interpreta questo frustuletto di inchiostro come una Gimel e prosegue con Gat. Altra interpretazione, dato se tiene l'idea che è un riferimento, un sesso diretto a qualcuno, quindi c'è un io che parla ad un tu, potrebbe essere, anche, e se ricorrono termini giudiziali, si potrebbe interpretare la sequenza con la mia vendetta, cioè
ne cammini, la mia vendetta, il verbo nakam è la vendetta, c'è anche il sostantivo nakam, vendetta, punizione, Beyad Melech, è in mano al re, cioè è cura del re vendicarmi, cioè punirmi, se punirti se succede un'ingiustizia. E in questo senso questa scrittura di Beyad come Bet e Dalad senza la Yod è attestata anche successivamente, quindi è perfettamente possibile che il Beyad in mano venga scritto senza la Yod. Abbiamo attestazioni negli Ostraca di Samaria, abbiamo attestazioni anche a livello di epigrafi, se non ricordo male, di iscrizioni anche ammonitiche e domitiche, di questo tipo di scrittura di Beyad, cioè senza la Yod. Ultima linea, questo viene interpretato da Mishab come un Same, qui si legge bene una Rek probabilmente, questa è una Mim, anche se Mishab legge Seren, ma Seren secondo me non si può leggere qua, perché guardate, cioè, il confronto è secondo me abbastanza immediato, questa è una Mim. Al massimo potrebbe essere una Shin un po' irregolare, potrebbe essere se l'autore l'ha rovesciata, l'ha girata come fa con altre lettere. Questo mi sembra difficile sinceramente leggere un Same, probabilmente è una, mi sembra forse più una Chet, infatti la Yardeni legge Kerem. Ora bisogna capire che senso dare a questo Kerem, perché la radice di Kerem è attestata in ebraico al causativo, nel senso di votare qualcuno allo sterminio o distruggere. E il sostantivo è Kerem, cioè l'oggetto votato, consacrato ad una divinità, quindi o da consacrare o da distruggere. Queste sono le ipotesi. Alla fine, qui c'è poi questo un po' questo guazzabuglio, qui sembra di poter leggere una Ain, poi il resto è difficile, forse qui c'è una Mem. Questo è stato identificato come una Mim, una Mem, scusate, Mem o Mim, poi Dalad, Resh e Tau, quindi verrebbe tipo Mem, Dalad, Resh e Tau. Anche qui l'interpretazione è molto problematica, perché potrebbe essere, poi non sappiamo se continua, tra l'altro vedete qui compaiono anche dei punti che separano la Dalad dalla Resh e la Tau da quello che segue, qui compaiono di nuovo altri due punti, forse isolare di nuovo una sequenza di testo. Questo si potrebbe interpretare come una Mim seguita dal sostantivo Dor al plurale, Dorot, generazioni, residenze, abitazioni, potrebbe essere interpretato come un sostantivo astratto che viene precisato con la Mim, poi segue la radice e poi forse insomma si potrebbero proporre varie soluzioni, fatto sta che il testo non è chiarissimo in questo punto. In portanza, se questa va letta come Beyad Melech, interessante per l'arcaicità della lingua, per la fase relativamente antica della lingua in cui è stata scritta, è l'assenza dell'articolo. Normalmente l'ebraico direbbe Beyad Hamelech, Hamelech. Spesso infatti, ad esempio, Garbini utilizza l'assenza dell'articolo in iscrizioni cananee per escludere decisamente che si tratti di ebraico, ma che è rappresentata una fase più antica della lingua cananaica, e quindi è un tratto che spesso viene associato ad arcaismi. Quindi devo dire che la ricostruzione di Mishab è interessante e effettivamente dà
ragione di alcune cose nel testo. La presa di posizione che lui ha avuto e che vi ho letto mi sembra effettivamente quella forse più sostenibile tra tutte, perché riesce a leggere un testo in maniera, a parte alcune cose su cui bisogna correggere la lettura, riesce a leggere effettivamente un testo, a tirare fuori il significato senza violentarlo. Il problema, come vedete, è l'assenza delle vocali, che purtroppo in un testo così frammentario e comunque rovinato lascia spazio a diverse ipotesi. Quindi veniamo al punto. È un'iscrizione ebraica, diceva il titolo del nostro testo. Se leggiamo con Nisgav quel al ta'as o al ta'ase e lo interpretiamo come non fare, la radice asa è un indice linguistico molto forte. Che c'è da dire? Allora, vi ho già parlato brevemente dell'insediamento. Questo insediamento è un insediamento che a livello tipologico rappresenta una fortezza che gli archeologi hanno comparato anche con successo a tutta una serie di insediamenti, di cui uno ha anche una fortezza, il primo, Kirbet Dawara, tutti datati tra il XII e l'XI secolo, che presentano la stessa identica tipologia, cioè mura circolari a casematta, ovvero con queste abitazioni schiacciate con un ambiente orizzontale vuoto. Dalle foto che ho visto io sembra che anche a Kirbet Sheyafa ci sia un altro tratto tipico di tutti questi insediamenti, cioè il cortile a colonne, a una o due file di colonne, cioè le case con un ambiente principale, due file di colonne o una, che lo suddividono in tre ambienti, e un ambiente posteriore, orizzontale chiamiamolo, attaccato alle mura e che quindi forma una specie di casamatta in fila con tutte le altre case, tutte varie attaccate, e l'espansione, la continuità in questi siti viene segnalata anche da una costruzione che continua in senso circolare, ad anello. Sono tutti siti che vengono associati con le popolazioni che si insediano negli altopiani centrali di Israele e di Giuda a partire dal XIII-XII secolo, quindi immediatamente a ridosso dei popoli del mare, dell'invasione dei popoli del mare e del crollo dell'impero Ittita. Sono insediamenti che si diffondono lungo tutta la dorsale, se avete presente Israele, lungo tutta la dorsale degli altipiani centrali e arrivano fino nel Negev, con alcune propaggini anche più a nord. Ad esempio Tel Beersheba è nel Negev. Sono tutti insediamenti associati con queste popolazioni e che poi successivamente, cioè nel IX secolo, possiamo identificare come, per la maggior parte, come insediamenti giudaici. Secondo punto, almeno, ripeto, nei siti in cui è attestata una continuità di insediamento. In Kirbet Sheyafa non c'è continuità dopo il primo quarto del X secolo. Uso di ceramica locale. A stare alle ultime cronache degli scavi che ho letto, la ceramica è diffusa, è ceramica di produzione locale e è completamente assente la ceramica di Croma Filistea, che indica e non indica, perché comunque a livello di deduzione etnica di chi stava lì non può indicare poco o nulla, però inserita in questo contesto, in questa serie di tratti che gli archeologi hanno rilevato come tipici degli insediamenti degli altopiani che poi si diffondono nella prima età del ferro, è significativa.
dagli scavi non sono ancora emerse ossa di maiale. Altro tratto caratteristico degli insediamenti degli altopiani, negli insediamenti degli altopiani, se sono state trovate, le ossa di maiale non arrivano nemmeno all'1%, mentre invece sono diffuse sia nelle città cananee sia tra i filistei. Appunto, la radice Asa e la radice Avaz, se vanno interpretate nel senso che li danno in Siav, a questo gli scavatori aggiungono alcune testimonianze bibliche, cioè che appunto è la zona di frontiera tra gli insediamenti degli altopiani e la pentapoli filistea. E secondo gli scavatori, di questi conflitti di frontiera sarebbe memoria l'episodio di Davide e Golia, proprio perché coinvolge in particolare una città, cioè Gat, di cui dal IX secolo non abbiamo più praticamente tracce a seguito della distruzione ad opera degli aramei. Ho lasciato come ultimo punto la domanda: tracce di israeliti ed ebraico? La risposta può essere sì, se ci intendiamo su cosa è l'ebraico, su cosa sono gli israeliti e su che cosa è il regno di Davide. Partiamo dalla fine, cioè il regno di Davide. Qui sintetizzo rapidamente le posizioni. Il ventaglio è ampio. Ci sono chiaramente i fondamentalisti americani che parlano del grande Israele di Davide e Salomone, che guarda caso coincide con la provincia della Transeufratene persiana, quindi dall'Eufrate fino a tutto il Sinai compreso, fino al torrente d'Egitto, quindi praticamente fino ai confini dell'Egitto. Non a caso Salomone è un re a cui il faraone dà in sposa la figlia, quindi quasi diciamo così, a livello di diplomazia internazionale vengono paragonati. Dall'altro lato c'è chi, ad esempio, come Garbini, sostiene che non sia mai esistito nessun Davide e che Davide non sia nient'altro che un termine che significa Dawid, governatore. Dawid, Dawidum, è attestato il termine in Mesopotamia nel senso di governatore, governatori, sarebbero. Davide è una figura assolutamente mitica che proietta nel X secolo le conquiste di Omri, quindi le conquiste della dinastia di Omri nel IX secolo vengono retroproiettate, e Salomone potrebbe essere probabilmente un re dell'VIII secolo, un re giudaico dell'VIII secolo che è scomparso dagli elenchi biblici. Tra questi due estremi si collocano posizioni più moderate, e è fondamentale per Garbini negare l'autenticità della stele di Dan, perché nella stele di Dan, che viene datata alla metà del IX secolo, si parla della Beth Dawid, cioè della casata di Davide in associazione al regno di Giuda. Quindi sarebbe la prima attestazione sicura. Lemaire ha proposto anche di leggere Dawid nella stele di Mesha, ma siamo più o meno contemporaneamente, sempre alla metà del IX secolo. Sarebbe la prima attestazione sicura del nome di Davide come fondatore di una casata, a nemmeno, diciamo, a circa un secolo e venti dalla morte, se accettiamo la cronologia biblica. Quindi, diciamo, l'ipotesi di Garbini resta e cade con la falsificazione della stele di Dan. Tra l'altro lui dice che hanno tutti ignorato i suoi argomenti e che nessuno li ha confutati, e ha detto che la stele di Dan è una becera falsificazione di cui tutti potrebbero accorgersi, nonostante sia stata trovata in sito, non è spuntata dal mercato antiquario. All'interno di questi due poli, le ipotesi oscillano sull'interpretare il regno di Davide come, cercando anche di conciliare con alcune notazioni del testo biblico, come un regno di un capo Hapiru,
cioè di fuoriusciti sociali. La Bibbia ci dice che tutti quelli che erano oppressi dai debiti andavano a rifugiarsi da Davide e rientravano nelle bande di Davide, nella banda di Davide, che poi Davide utilizzava per taglieggiare le città e per taglieggiare lo stesso Saul, perché lui si allea con i Filistei, è in mano ai Filistei contro Saul. E questo, se noi leggiamo le lettere di Amarna, era esattamente la situazione che già c'era nel XIV-XIII secolo, cioè c'erano questi capi apiru di fuorilegge, di sbandati, di nomadi, che minacciavano le città cananee, dei vari re. I re scrivevano al faraone chiedendo aiuto, definendosi: noi siamo la polvere dei tuoi piedi, noi siamo dei cani, se non ti diamo ascolto, aiutaci, perché c'è il re Sal dei Sali che ci scatena contro questi apiru, che si impossessa delle nostre città. Ci sono alcuni apiru che riescono a impossessarsi delle città e a creare la loro dinastia. Quindi sono sovrani illegittimi che poi si devono creare una legittimità. E secondo tutti, anche Garbini ad esempio è disposto ad ammettere un regno di Saul e qualche formazione statale di questo tipo, quindi del tipo degli Hapiru, che riescono, quindi di questo elemento nomade che si insedia sugli altipiani e che riesce o ad assimilarsi o entra in conflitto con le sopravvivenze della città cananea e riesce a imporre una propria regalità, ma non oltre il modello della regalità cananea, quindi una regalità di una città fortificata, una sorta di fortezza che controlla un relativo territorio di abitato intorno alla fortezza stessa, eventualmente campagne, ma estremamente ridotto. Fatto sta che lo stesso testo biblico ha molte difficoltà, ma sembra lasciare intendere che comunque l'egemonia dell'area fosse quella filistea, che ci fossero conflitti tra queste formazioni statali o regali di Saul e di Davide negli altopiani con i filistei, ma che fossero fondamentalmente delle formazioni sottoposte all'egemonia filistea. Quindi si può ammettere il dominio filisteo dell'area senza negare che ci fossero queste formazioni, chiamiamole statuali, da cui poi nei secoli si sviluppano quelle più mature del regno di Israele prima e del regno di Giuda più tardi. Formazioni statuali che forse, ad esempio secondo gli Iverani, hanno per il caso di Davide un principio di burocrazia, ma a livello estremamente ridotto e semplificato. Quindi il quadro, il modello in cui si interpreta questo tipo di regalità è un modello per cui, diciamo, i filistei sono stati all'inizio piazzati lì dagli egiziani per controllare la zona e hanno sviluppato loro stessi la loro sovranità emancipandosi progressivamente dagli egiziani. E sono entrati in conflitto crescente, forse ad opera stessa di questi gruppi nomadici insediati e che continuano a insediarsi con una tipologia di insediamento ben riconoscibile, sono entrati in conflitto con questi gruppi che in parte si espandono e in parte si ritraggono. È una situazione molto fragile quella di questi gruppi, secondo le modalità che vediamo appunto tra i re cananei e i re degli altipiani e questi gruppi di fuoriusciti già nella tarda età del bronzo. Tra l'altro abbiamo la lettera appunto di un re di Gat del XIV secolo che si lamenta delle ostilità, della conflittualità del re di Gerusalemme. Quindi molti storici interpretano Davide come una sorta di re cananeo di questo tipo che attacca le frontiere, ma il cui regno è all'interno molto fragile, all'esterno altrettanto fragile, e comunque non si sarebbe mai esteso al di là degli altopiani centro-meridionali, quindi non sui territori dove poi sorgerà il regno di Israele di Omri, e comunque non nella vallata di Israele, non su Aram Damasco, non sui territori della Siria come vuole la Bibbia. Questa, diciamo, è la posizione sul regno di Davide. Gli israeliti,
Sembra strano, perché già dall'antichità gli ebrei sono passati sempre come il popolo che odia tutti, insomma, nella polemica antigiudaica non solo romana e greca, ma anche egiziana, egiziana in lingua greca anche, penso a Manetone. Gli ebrei sono coloro che rovesciano completamente tutto e che odiano tutti i popoli, tutti i costumi degli altri popoli. Basta pensare a come questo tipo di polemica sia rifluita anche, ad esempio, in Tacito, nel quinto libro delle storie. La ricerca più recente si è orientata invece su un modello complesso dell'etnogenesi, cioè l'archeologia ha segnalato, come vi ho fatto vedere, una tipologia di insediamento uniforme, in cui questi insediamenti si sviluppano a volte anche in roccaforti, Kirbet Dawara e la nostra Kirbet Keyafa. La ceramica locale prevale sull'uso di ceramica filistea, quantomeno. Non ci sono ossa di maiale in questi siti. La produzione di ceramica, oltre alla tipologia di insediamento generale, ma anche alla tipologia delle case, presenta appunto questi che in inglese vengono chiamati collared rim jars, cioè delle anfore a bordo, a collare, a colletto, che sono tipiche di questi insediamenti. Altri tratti che vi ho detto tipici sono questi insediamenti con i pilastri, con le colonne, i silos che circondano questi insediamenti. Originariamente l'area centrale veniva lasciata sempre libera e poi viene occupata da altri anelli di insediamento sempre circolare. Questo ha fatto pensare a molti archeologi che si tratti fondamentalmente della mappa di tende, di attendamenti di nomadi che si sedentarizzano e che quindi iniziano a costruire case, diciamo così, con la mappa mentale con cui costruivano accampamenti. E appunto questa cultura uniforme rimanderebbe non tanto a un ethnos uniforme o unico, quanto si parla di un modello complesso di interazioni tra un elemento cananeo, sedentario e agriculturalista, possibilmente schiacciato dai debiti, che si rifugia lontano da quello che delle città cananee era rimasto, con elementi nomadici provenienti anche in alcuni casi dalla Transgiordania. C'è chi parla anche di nomadi o schiavi cananei provenienti dall'Egitto. C'è chi parla, ad esempio, come Garbini stesso, di elementi aramei che avrebbero influenzato questa etnogenesi. Infine, sia Garbini sia altri che escludono elementi aramei pensano anche eventualmente ad elementi di origine ittita o comunque anatolica che avrebbero contribuito ad un puzzle molto complesso da un punto di vista etnico, che trova espressione in questa cultura uniforme e forse, secondo alcuni, anche in un culto specifico, ovvero quello di Yahweh insieme ad altre divinità, ma come divinità principale, come una divinità, come un culto che servirebbe anche da colletaneo, da punto di riferimento di questo puzzle. Per quanto riguarda la lingua, ci sarebbe stata chiaramente per gli elementi cananei semplicemente la propria lingua, la lingua cananea. Per gli elementi non cananei, come è successo per i filistei, ci sarebbe stata un'assimilazione alla cultura, alla lingua e alla scrittura cananea. Ritorniamo all'ebraico. Il problema, come era emerso anche dal seminario di Paolo, è alla fine un problema di categorie, cioè di come interpretiamo le categorie e di quale solidità diamo ai paletti che poniamo creando le categorie.
secondo me non si può dire a livello teorico che un'iscrizione non è ebraica perché utilizza l'alfabeto cananeo e perché l'ebraico di due secoli dopo presenta una scrittura molto più fissa, cioè senza le rotazioni che abbiamo visto delle consonanti, è molto più sviluppata, che presenta forme monumentali e forme corsive. Ma stiamo parlando di due secoli e mezzo, in cui comunque il regno di Giuda e il regno di Israele hanno subito uno sviluppo economico, amministrativo enorme rispetto allo stadio in cui siamo con Kirbes Kegliafa, con la scrittura di Kirbes Kegliafa. Secondo me possiamo, e qui chiudo, possiamo a livello, unendo tutte queste indicazioni, pensare che quelli che si sono insediati a Kirbes Kegliafa fossero effettivamente una propaggine degli insediamenti degli altipiani centrali di quelli che poi verranno chiamati israeliti o giudaiti, che poi successivamente costituiranno i regni di Israele e di Giuda. È stata proposta la nozione di proto-israeliti per dare questa idea. E soprattutto per non pensare a una continuità immediata tra questi israeliti e gli israeliti della Bibbia. E effettivamente, ad esempio, uno studioso come Liverani è disposto a pensare che Kirbes Zawara sia una fortificazione di età davidica. Ora, Kirbes Kegliafa è assolutamente simile a Kirbes Zawara. È una fortificazione per cui ci vuole sì mano d'opera, ma che non ha assolutamente la complessità di una Lachish, o di una Megiddo, o di una Samaria, o di una Tirsa, che sono le prime fortificazioni, i primi insediamenti dell'Israele di Omri, e precedente a Omri del IX secolo. Quindi secondo me tutti questi argomenti potrebbero far pensare evidentemente che lì erano insediati dei proto-israeliti e che effettivamente fossero in qualche connessione con Gerusalemme. Connessioni molto fragili, perché comunque la struttura statale era ancora estremamente abbozzata, era estremamente fragile, come lo era stata nel tardo bronzo e anche nel trapasso appunto tra tardo bronzo ed età del ferro. Un regno di Davide che va pensato su questi termini. Nulla da Kirbes Kegliafa ci autorizza a pensare al regno di Davide, di cui ci parla la narrazione biblica, e successivamente a quello di Salomone. Effettivamente in questo potrebbe essere d'aiuto il suggerimento di Verdini, che in parte ricorre anche a Liverani, che nel materiale che è finito tra le imprese di Davide ci siano comunque dei riflussi delle guerre tra l'Israele del IX secolo e la Siria, e che quindi parte di quell'espansione sia l'espansione e la nascita dello Stato e l'espansione del regno di Israele di IX secolo. Se interpretiamo il regno di Davide come nei termini in cui gli archeologi e gli storici, diciamo così, di una posizione misurata lo interpretano, secondo me nulla ci impedisce di riferire il sito di Kirbes Kegliafa e eventualmente la produzione di questo testo, perché, ripeto, anche se fosse onomastica fenicia non significa e non significa niente. Lo scritto è cananaico, ripeto, significa e non significa niente in un'epoca in cui le città cananee erano collassate, in Palestina entravano da nord i gruppi titi e gruppi anatolici, da nord-est arrivavano gli aramei in zona Sira, quindi nel nord, e il collasso nel commercio in Transgiordania portava probabilmente un spostamento verso est delle popolazioni della Cisgiordania. Era un'età di
movimenti, di estremo movimento, appunto i filistei che si insediano sulle coste, prima su autorizzazione egiziana, poi si svincolano quasi completamente dall'autorità egiziana. Era una situazione di movimenti, di conflitti e di assimilazioni, chiamiamola così. Il regno di Davide, interpretato in questo senso, e comunque come una formazione minore sotto egemonia filistea, è perfettamente pensabile nel contesto archeologico che vi ho illustrato, e al tempo stesso risponde ad alcuni elementi che emergono nel testo biblico e che gli stessi narratori biblici non riescono ad eliminare dal testo, cioè che Davide fosse un capobanda taglieggiatore che viene usato dai filistei contro Saul, e di cui però i filistei stessi non si fidano, pur avendogli affidato una città, il governo di una città, Siclag. Quando Saul muore, Davide non partecipa alla battaglia con i filistei, perché i filistei non si fidano, perché sanno che comunque lui diciamo viene da lì, non è un filisteo, diciamo così, è un capobanda che cerca di soppiantare Saul e di creare la sua propria dinastia. C'è riuscito, e all'inizio probabilmente la sua dinastia, quindi se di Regno Unito possiamo parlare, parliamo di un Regno Unito che avrà compreso al massimo i territori di Giuda, Beniamino e Efraim, quindi parliamo di territori che al massimo arrivano, coprono un raggio di circa una trentina di chilometri intorno a Gerusalemme, parliamo di questo, e comunque sotto il dominio filisteo. Quindi questo è assolutamente da mantenere come punto. È ancora una formazione, sono tutte formazioni statali, molto ridotte, e comunque sotto l'egemonia filistea, il che appunto non impedisce il conflitto, anzi.